Riportiamo a casa le teste. È la campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi finalizzata al recupero per la città di Lucera delle tre teste votive finite in mani private e il 18 dicembre prossimo all'asta a Firenze. La raccolta fondi è promossa dal Comitato Civico Custodi della Memoria, in collaborazione con la Fondazione Apulia Felix e con il patrocinio del Comune di Lucera. Si tratta del recupero di queste tre teste votive che facevano parte di un gruppo di 11 terrecotte della collezione Ceci Macrini di Andria, passate poi ad altri proprietari, che saranno messe all'asta il 18 dicembre prossimo presso la casa d'asta Pandolfini di Firenze. Tre teste votive che facevano parte della stipe del Salvatore. E infatti ci troviamo, alle nostre spalle c'è la croce del Salvatore. E proprio nel 1928, probabilmente durante uno scavo fortuito, avvenne un rinvenimento di questo nucleo consistente di terrecotte votive, e alcune di queste andarono disperse durante e dopo lo scavo. Le tre terrecotte votive sono due maschili e una femminile. Questa femminile uno dei lotti che praticamente è rimasto invenduto da un'asta precedente e quindi sarà di nuovo rimesso all'incanto insieme alle altre due teste maschili. Presentano anch'esse delle tracce di colorazione, in particolare quella al centro ha tracce di colore bianco, rosso e nero. È particolare anche perché ha questa conciatura con queste ciocche di capelli pettinate verso l'alto a formare quasi un'aureola che incornicia il volto. Le tre teste, come ci spiega Walter Di Pierro, cultore di storia locale e membro del Comitato Civico Custodi della Memoria, sono parte della stipe votiva del Salvatore. Un'importante scoperta archeologica avvenuta nel 1934-35 con gli scavi del professore Nato Bartoccini, soprintendente archeologico alle antichità agli scavi di Puglia. Quindi durante questi scavi furono trovate circa 1500 terrecotte. Il deposito votivo, che è esposto per la maggior parte dei suoi reperti nel Museo Fiorelli della nostra città, precisa Walter Di Pierro, è molto importante perché è tipico dei grandi santuari di epoca romana, diffusi nell'area etrusco-laziale campana, ma anche più a sud, come a Lucera e a Venosa, dove l'influenza romana si interseca con quella tarantina e quindi ellenica. La stipe votiva, si tratta quindi di una discarica di terrecotte votive, probabilmente provenienti da un tempio che sorgeva nei paraggi. Tempio che è attestato, dalle fonti letterarie, lo pseudo Aristotele, Eliano, Strabone, che ci parlano di un tempio dedicato ad Atena Achea o Atena Iliaca. Presso la quale praticamente, presso il quale l'eroe del ciclo troiano Diomede, l'eroe argivo, avrebbe praticamente depositato i suoi doni o addirittura le armi sue e dei suoi compagni. Ce ne parla anche Strabone, in modo particolare riguardo al culto, ecco, al collegamento con l'Atena Ilias, quindi il cui culto era praticato a Roma, Siris e Lavinio. Di Pierro ci illustra il fatto che le terrecotte votive del Salvatore si differenzino per due categorie di culto: la sanatio, finalizzata alla richiesta di una guarigione fisica, con un ricco campionario di piedi, mani e organi genitali femminili e maschili, e i riti di passaggio, le terrecotte, cioè che si riferiscono all'età infantile, a quella giovanile e all'età adulta, con statue e teste come quelle che il Comitato Custodi della Memoria vuole riportare a Lucera. Abbiamo statue votive, quindi, che presentano giovinetti o figure virili con la toga e il capo velato, quindi tipiche proprio dell'ambito latino e romano, oppure offerenti con il capo scoperto, tipico diciamo, dell'ambito sacrale e cultuale ellenico. Walter Di Pierro ci informa inoltre che sono in programma vari eventi per sensibilizzare alla raccolta.
in particolare il tour guidato del 1° e del 3 novembre con le guide abilitate del Comitato Civico Custode della Memoria, che è a pagamento con un contributo a partire da 5 euro. A tale tour possono partecipare tutti dai 14 anni in su, semmai prenotandosi inviando una mail a custodidellamemoria.lucera@gmail.com. Questo tour guidato alla scoperta della Lucera Romana partirà, ecco, alle 10, ore 10 da Piazza Duomo e con punto d'arrivo all'anfiteatro, facendo sosta, la tappa più importante praticamente è il Museo di Archeologia Urbana Giuseppe Fiorelli. Quindi dalle Dove sono 10, conservate dove è molti conservata resti gran della. parte della stipe votiva del Salvatore. Questa iniziativa quindi ci sarà sia il 1° che il 3 novembre. In modo particolare il 3 novembre all'anfiteatro avremo anche una dimostrazione, un'esibizione da parte degli esponenti dell'Associazione Culturale Reggio Seconda Augusta, che gentilmente quindi collabora con noi anche per questa raccolta fondi. Inoltre ci sarà il banchetto per la raccolta fondi posizionato in Piazza Duomo domenica 3 novembre dalle ore 17, organizzato con altre associazioni, tra le quali il gruppo sbandieratori e musici Città di Lucera, il CISOM, This Is Art e con la Fondazione Veronesi. Siete tutti mobilitati, ecco, per riportare a casa ciò che è del nostro territorio, sono beni del nostro territorio e quindi è giusto che ritornino a Lucera. Quindi come si procede per l'offerta? Per chi vuole Per contribuire, chi che vuole deve fare? contribuire può fare con un bonifico sul conto corrente della Fondazione Apulia Felix, oppure può, ecco, approfittare dei giorni in cui saremo in piazza. Infine ci rivela Walter che è stato pubblicato uno spot promozionale realizzato dall'associazione Effetto Kuleshov, che ha come protagonista l'attrice lucerina Francesca Di Maggio. La raccolta fondi dunque è partita e occorre il contributo di tutti affinché i 6.000 euro occorrenti siano messi a disposizione della Fondazione Apulia Felix, presieduta dal professor Giuliano Volpe, perché le tre teste siano acquistate all'asta di Firenze del prossimo 18 dicembre. Lucera ce la può fare per tornare in possesso di un reperto dall'alto valore storico, artistico e culturale. Quindi mettiamoci la testa per raccogliere, per riportare queste tre teste a Lucera. Certo, sì, certo. Riportiamo a casa le teste.